Benvenuti alla terza puntata di Squarcia Gol. Si avvicina il calcio giocato e noi siamo alla penultima puntata di quello parlato, perché poi daremo spazio alle finestre sulle partite del Cagliari, daremo spazio a quel campionato che è rimasto con 13 gare da disputare. Ci saremo con produzione Galleria Progetti su Radio Super Sound per sfruttare appieno quelli che sono i minuti concessi per il diritto di cronaca, e li porteremo avanti con la solita passione, con la solita dedizione, con la voglia di dimostrare insomma che l'informazione non è una questione di tempo ma è una questione di qualità, e quindi lo faremo con grande attenzione a farvi avere il punto di vista, quello obiettivo, non contaminato da nessun tipo di accordo di altro tipo, ma libero di poter esprimere il proprio giudizio su quella che è la partita, su quelli che sono i giocatori, su quella che è la passione che nutriamo per il Cagliari. Nel frattempo Squarciagol prosegue con questa formula e prosegue con l'analisi di quella che è la situazione del calcio isolano. Ricordiamo che Squarciagol manterrà poi il connotato di tutto il calcio sardo insieme anche nel corso della stagione prossima, ma già in questa stagione, se per caso ci saranno delle concomitanze con l'Olbia o anche all'interno delle nostre puntate, cercheremo di mandare in onda delle interviste relative al calcio che riguarda le altre categorie, ai temi che sono forti per tutte le altre situazioni, per le altre realtà del calcio in Sardegna. Lo faremo sfruttando appieno, come abbiamo detto, anche i minuti che rimangono al di là delle finestre di calcio che ho utilizzeremo per le dirette, per raccontarvi le partite del Cagliari in quella che è una presa diretta con la cronaca che viene riportata a distanza di pochissimi minuti. Dunque, detto questo, andiamo a vedere, a scoprire quella che è la puntata di oggi. Inizieremo con un calciatore che in Sardegna non ha avuto grande successo, ma probabilmente perché si è portato dietro il peso del cartellino, del costo del suo cartellino, e si tratta di Fabrizio Camarata, che ora sta sviluppando un'attività da allenatore, forte forse anche delle esperienze da calciatore, e lo facciamo alla vigilia di quello che sarà il match tra Verona e Cagliari, in un incrocio tra due squadre che Camarata conosce bene: il Verona dove è esploso, il Cagliari dove è approdato, insomma le due squadre che hanno visto incrociare la sua carriera. Da lui a quello che è stato il primo calciatore sardo a vestire la maglia della Nazionale Azzurra, e cioè Antonello Cucureddu, il primo sardo anche a realizzare un gol al Sant'Elia, purtroppo con la maglia della Juventus, la sua grande passione che non tradisce affatto, che continua a rivendicare, che con sincerità e senza falsa ipocrisia finisce per rappresentare quella che è la squadra della sua infanzia, dei suoi sogni e della sua realtà. Il terzo ospite sarà Mario Frongia, il presidente dell'Ussi. Parleremo con lui di informazione, parleremo del fatto che comunque è un'informazione che sarà costretta ai ranghi ridotti, allo smart working, in questo caso ancora con la possibilità di lavorare da casa in molti casi, scusate il bisticcio, per poter raccontare, per poter commentare il calcio, visto che la disponibilità di posti agli stadi è ridotta, anche se poi su questo tema, e cioè la presenza negli stadi, si stanno aprendo delle brecce e potrebbe aprirsi anche la possibilità di avere un certo numero di pubblico. Il proseguo è dedicato al calcio amatoriale con Alberto Borsetti, che in rappresentanza del movimento sportivo, l'MSP, è un MSP che raccoglie tantissimi appassionati che fanno non solamente calcio ma tante attività sportive, ci dice qual è il punto della situazione. Chiuderemo con un'analisi legata alla Serie D, ma in prospettiva anche alla Lega Pro, con un allenatore che in questi ultimi anni ha fatto parte delle squadre che hanno viaggiato proprio a cavallo tra la Serie D e la Lega Pro, e cioè Mauro Giorico, il papà di Daniele per intenderci, e con lui faremo appunto il punto della situazione. Andremo a vedere un po' quello che sta capitando anche nel calcio al di sotto del calcio di Serie A, insomma il suo punto di vista sarà importante per capire le dinamiche che si potranno presentare per il nostro calcio alla ripresa dei tornei, se riprenderanno quest'anno anche quelli di Lega Pro, ma soprattutto alla ripresa dei tornei nei futuri campionati, in quello del 2020-2021. Tutto questo tra poco, si ricomincia con Squarciagol, come abbiamo detto penultima puntata di Solo Parlato, e poi sarà calcio giocato, calcio raccontato, e voi con noi sarete protagonisti di questa nuova avventura. Autovam, unico Ford Store nel sud Sardegna. È con grande piacere che a Squarciagol abbiamo con noi Fabrizio Camarata. Ben trovato Fabrizio.
Ciao, buonasera a tutti. Quanti ricordi, Fabrizio, quando sei arrivato qua, quando hai iniziato bene il campionato, quando sembrava essere possibile l'immediato ritorno nella massima serie. In fin dei conti non sei stato molto fortunato nell'esperienza cagliaritana, perché ci sei stato 3 anni, però in 2 di questi anni, tutto sommato, l'obiettivo poteva essere colto. Sì, specialmente il primo anno eravamo vicini, perché comunque eravamo una buona squadra. Peccato che durante il mercato di agosto sono andati via De Patre e Beretta, che erano due giocatori per il Cagliari importantissimi, no? E fondamentali. Però avevamo iniziato bene, fin da febbraio eravamo messi bene, potevamo lottare per la promozione, poi per delle vicissitudini purtroppo non siamo riusciti a vincere il campionato. Io, analizzando quegli anni, dico che forse non si è avuto fiducia in quelli che erano i ragazzini che avevano iniziato il torneo, che alla fine avevano prodotto in quelle prime gare molto di più di quello che molti anziani non sono riusciti a dare. Ma sì, guarda, io mi ricordo il primo anno specialmente c'erano ragazzini, ormai sono grandi, però tipo Medis, Succi, Carlos, che comunque arrivavano dalla primavera, lo stesso David che comunque fece bene, era anche giovane, Capone, sono tanti giocatori interessanti. Sì, si poteva dare magari delle volte un po' più di fiducia, però sai, il calcio delle volte è un po' strano. La coppia Camerata Suazo poi funzionava meravigliosamente all'inizio. Ma guarda, con David, a parte in campo, fuori dal campo, abbiamo ancora tuttora un rapporto fantastico, perché prima di tutto è un compagno di squadra, è un amico, eravamo anche compagni di camera, quindi lui sa che su di me può sempre contare come io su di lui. E abbiamo fatto bene, quell'anno comunque abbiamo fatto un bell'anno, peccato l'anno dopo perché tra infortuni suoi, miei, perché purtroppo il secondo anno io giocavo sempre con le infiltrazioni, non siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto il primo anno. Senti Fabrizio, quanto pesava sull'umore il fatto che la gente al primo errore ti ricordasse quanto eri costato al presidente? Ma sai, quando vai in campo non è che ci pensi tanto, sicuramente fuori dal campo un po' ci pensi, però era anche il bello del calcio, prendersi le responsabilità. Io ho sempre detto, beh, tu forse lo sai meglio di tutti, che con te ho un rapporto particolare, in campo ho sempre dato il massimo e forse la gente magari si ricorderà sicuramente per qualche errore mio, però anche perché comunque io ho dato sempre il massimo per quella maglia, perché mi sentivo responsabile, ho avuto la fortuna anche di fare il capitano. Uno può dare sempre di più, però sai, adesso ormai che sono andato di poi, sai, a parte il primo anno, io il secondo anno per tutto il giro d'andata ma non ho giocato con le infiltrazioni, non dovevo neanche giocare, però per la maglia era importante che io giocassi e quindi ho cercato di dare il massimo in tutte le condizioni. Senti, tu adesso hai intrapreso la carriera da allenatore, passando dall'altra parte, cosa avresti fatto con il Camerata che hai conosciuto? Tu hai vissuto tre stagioni meravigliose, perché l'anno prima di venire a Cagliari, in particolare a Verona, eri diventato il castigatore della Juventus, e forse anche questo è stato un passaporto, perché poi Cellino in futuro acquisterà anche Lazzari per la stessa ragione ed eri diventato un po' il personaggio a copertina. Cosa ti è mancato e soprattutto secondo te cosa avrebbe potuto fare di più un allenatore per riuscire a valorizzarti? Guarda, io dico la verità, sì, quei 2 anni di Verona sicuramente ho avuto la fortuna di aver trovato un allenatore come Prandelli in cui mi ha dato tante fiducia, e anche magari in questi momenti in cui le cose non andavano bene mi trasmetteva fiducia lo stesso, no? Comunque aveva sempre fiducia in te. È quello che io adesso cerco di fare con i miei ragazzi, no? Perché la fiducia è fondamentale, avere la fiducia dell'allenatore. A Cagliari il primo anno è andato bene, benissimo, il secondo anno tutto sommato magari a livello realizzativo non è stato il mio migliore momento, però se la fiducia per un giocatore è tanto importante, sai, poi se vedi che in campo ti impegni, così io ho sempre detto, io nella mia vita quando giocavo a calcio non avevo mai promesso di fare 20 gol, 30 gol, 40 gol, anche se è normale che un attaccante si aspettano sempre gol, però avevo promesso sempre il massimo impegno, ed è quello che adesso io voglio dai miei ragazzi. I gol che facevi peraltro non erano mai banali, però, sempre grandi gol.
Sì, no, quello era un soprannome che mi ero portato già da Verona, perché comunque mi chiamavano sempre l'uomo dei gol difficili, magari sbagliavo quelli più semplici. Magari forse in questo qua dovevo essere più bravo, che nei gol più semplici dovevo farli, così ne avevo fatto qualcuno in più. Nel guardare al passato potevi fare, riguardando un po' quello che sta succedendo, quanto pensi che Ciro Immobile ti somigli? Ma me l'hanno detto anche già in tanti, perché anche quando stavo a Pescara, sai, vivendo a Pescara, sì, me l'hanno detto come caratteristica era, abbiamo più o meno le stesse caratteristiche, ma sai, uno può fare sempre di più, nella vita uno deve avere sempre di più, però io sono sincero, ho fatto il massimo delle mie possibilità, poi sai, delle volte sono anche dei momenti, devi trovare il posto giusto al momento giusto. Io a Cagliari, io ringrazierò sempre il presidente Marcellino, più che altro perché ha avuto fiducia in me, ma anche la piazza di Cagliari, comunque ad agosto quando sono tornato a Cagliari ho avuto un bel impatto con tutta la tifoseria, poi certo è normale, ci saranno quelli che parlano male, quelli che parlano bene, ma quello è in tutto il mondo, no? Però i Cagliari per me rimane una tappa fondamentale della mia vita, è stata, e non a caso tutti gli anni io vengo sempre in Sardegna, perché è una città fantastica e della gente fantastica. Poi io sono isolano come voi, quindi so cosa vuol dire, no? Tu sei nato, ricordami, a Catania, giusto? No? A Caltanissetta. A Caltanissetta. Perché poi sai che il padre del Cagliari è di Catania, Gaetano Fichera, che fondò il Cagliari, era catanese. Ah, no, non lo sapevo. Questo. Quindi noi siamo, il Cagliari è figlio di un catanese, di un medico catanese, quindi penso un po' che similitudini. Senti, l'altro legame che esiste, che tu hai sviluppato, c'è stato un periodo a Pescara dove c'erano una marea di ex giocatori del Cagliari, quasi tutti nell'organico del Pescara Calcio. Quest'asse è un altro di quegli assi particolari, perché comunque sia, è un dialogo che c'è stato costantemente, quello tra l'Adriatico e il Mediterraneo attraverso Pescara. C'era Esposito, c'era Cristian Bucchi, ce n'erano tanti, insomma, che stavano a Pescara. Sì, perché comunque sono delle piazze abbastanza simili, innanzitutto c'è il mare a tutte e due le parti, ma poi anche come tifoserie, poi con Mauro spesso ci vediamo a Pescara, perché lui è anche lui a Pescara, quindi diciamo che c'è questo Pescara-Cagliari, è una buona è una buona trattativa per tutte e due le squadre per acquistare i giocatori, dai. Abbiamo avuto anche Melchiorri, peraltro, a livello di attaccanti, dai, che arrivano da Pescara. Sì. Senti, il calcio che riparte, cosa pensi sia cambiato in questi mesi, se qualcosa è cambiato? Ma guarda, prima di tutto sì, sicuramente qualcosa è cambiato, perché comunque con tutte le persone che sono decedute, sai, non è facile ripartire, però da una parte è giusto che il calcio riparta, perché comunque bisogna riportare di nuovo un po' di entusiasmo, anche se solo per adesso tramite la TV. Speriamo che il prima possibile apriranno anche gli stadi, perché la gente, sono sicuro, ha voglia di ritornare allo stadio a fare il tifo per la propria squadra. È stata una brutta botta per molte squadre, perché tu è vero che hai giocato nella massima serie, però hai avuto modo di conoscere anche tante realtà al di sotto. Reggere questo stop, reggere questa crisi, forse non sarà facile per molte società. Beh, sicuramente non sarà facile, se pensiamo alle squadre di Lega Pro sicuramente è stata una brutta batosta, no? Perché comunque ricominciare, sai, non si sa se il prossimo anno, sai, tutti i debiti, tutti i problemi che ci potranno essere. Io spero solo che, come sta facendo la federazione, cercherà di aiutare quelle squadre che saranno in difficoltà, perché il calcio italiano non è solo Juve, Milan e Inter, ma è tutto il sistema, no? Ci sono anche piccole città che comunque avranno bisogno. Domani torni in campo, o meglio torni in panchina per la tua squadra, a guidare la tua squadra. Che tipo di tattica adotta, camerata allenatore? Ma sì, finalmente domani ricominciamo il campionato, iniziamo i play-out. Beh, io spesso sto giocando con il 4-3-3 o il 4-3-1-2. Mi piace un calcio propositivo, mi piace giocare la palla, poi sai, in base alle partite che ci sono, se devi saper soffrire, devi cercare di attaccare, però voglio un calcio propositivo dai miei ragazzi. Non è facile, però ci proviamo. Anche qui c'è il marchio di Pescara, che è una piazza che è cresciuta
sempre con idee portate all'attacco. Sì, sì, a me piace, poi sono un ex attaccante, quindi mi piace che i miei giocatori realizzino tanti gol, no? Però bisogna avere equilibrio in tutte e due le fasi, perché c'è la fase offensiva e la fase difensiva, e quindi cerco di trasmettere tutte e due le fasi ai miei ragazzi. Senti, un augurio per il Cagliari, che adesso riprende il suo campionato, peraltro riprende in un incrocio che per te è particolare, perché gioca a Verona. Beh sì, no, gli auguro innanzitutto di riprendere al meglio, già perché comunque ha fatto un buonissimo campionato, ha avuto poi un calo, un brutto calo purtroppo, però Cagliari merita delle posizioni in classifica molto più alte, e sono sicuro che comunque l'allenatore Zenga e tutto riusciranno a far divertire la gente, sono sicuro, quello lo spero vivamente, perché Cagliari è una piazza fantastica. Che dire del Verona invece? Forse la sorpresa del campionato? Sì, guarda, il Verona pure Verona sta facendo un ottimo campionato sopra le aspettative, perché all'inizio magari, sai, dopo la promozione hanno mandato via l'allenatore, è arrivato Judice all'inizio, invece io sono andato a vedere gli allenamenti e mi ha fatto un'ottima impressione. È una squadra ben quadrata, tosta, cattiva, corrono tutti e è veramente è la sorpresa del campionato, secondo me, in questo momento. Fabrizio, in bocca al lupo per il tuo proseguo di carriera, e speriamo di trovarci a Cagliari presto, magari per recuperare quella partitona del centenario che è saltata per il coronavirus il 30 maggio, magari la spostiamo a settembre e riusciamo ancora a farla. Beh, sarebbe bellissimo, innanzitutto volevo salutare tutti i tifosi di Cagliari, perché io sono, come tu sai, molto affezionato a quella città, a quella terra, e niente, auguro, faccio un grande in bocca al lupo al Cagliari, che possa fare sempre meglio. Un abbraccio Fabri. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Con noi a Squarciagol un giocatore che è il primo nazionale sardo che è finito nella nazionale azzurra italiana, è un giocatore che è stato il primo a segnare un gol al Sant'Elia, ma non con il Cagliari ma contro il Cagliari. Antonello Cucureddu, ben trovato. Grazie a voi, come andiamo dopo questa pandemia qui? Tu come stai? No, abbastanza bene, dai, grazie, insomma. Tiriamo avanti. Come l'hai trascorsa? Come tutti, insomma, un po' a casa, un po' al centro sportivo qui, grazie al quale almeno ci siamo mossi un po', perché altrimenti diventava un bel casino, insomma, dai. Senti Antonello, ti sei mai aspettato un blocco del calcio in questi termini, una crisi di questo tipo, una difficoltà a riprendere? Ma sai, la difficoltà, purtroppo la salute è la cosa fondamentale, eh? Non è che ne abbiamo visti, io ancora ce l'ho in mente, cioè dentro nella mia mente, è quello che nel video vedere questi camion trasportare tutte queste bare, veramente è indimenticabile, non si può, ecco perché uno dice ok, appena abbiamo delle certezze, perché qui certezze ce ne sono mai state. Bisogna ripartire con, per gradi, andare avanti. È chiaro che poi chi comandano sono loro, e cosa devi fare? Aspettare notizie, aspettare che si aprisse qualche cosa. Adesso finalmente il calcio si sta riaprendo, è quello che mancava soprattutto agli sportivi, insomma, però come ho detto prima, la salute è la cosa fondamentale. Come cambia il calcio, secondo te, Antonello, dopo questa pandemia? Ma guarda, il calcio sarà sempre quello. È chiaro che sono i tempi, sono purtroppo sono quelli che sono. Hanno preso questa decisione a campo porte chiuse, staremo lì davanti alla testa. Certo che non sarà come prima, insomma. Ho visto un po' gli ambienti, ho visto un po' quello che ci abbiamo nella testa. Però dai, piano piano dobbiamo ritornare alla normalità. È chiaro che ci fa pazienza, non bisogna abbassare, come dicono sempre,
bisogna abbassare la guardia, perché insomma il pericolo c'è sempre. Senti, i danni peggiori forse li subirà il calcio minore, quello di Serie C, quello dilettantistico, che stenterà a riprendere perché è legato strettamente anche all'attività economica. Ha un fattore economico e qui bisogna che intervenga soprattutto anche la federazione, lo Stato, insomma, che dia una possibilità a queste società, che sicuramente sarà una bella pandemia qua, perché molti, non lo so adesso, da quello che sento, le voci, molte squadre a livello dilettantistiche forse non si iscriveranno se non gli danno una mano. Faranno fatica e mi dispiacerebbe anche per questi ragazzi che insomma meriterebbero qualche cosa di più, però anche il fatto economico è importante anche se la pandemia, pur non passando, era già passata ad Alghero ha visto scomparire praticamente le sue squadre, quelle che avevano tenuto alto il nome della squadra. È da una vita che c'è questa pandemia. non riescono a debellarla se non fare le cose seriamente. Io quello che cercherò di fare, se me ne danno la possibilità, a trovare qualche sponsor giusto, a portare il calcio ad Alghero, al di là della mia scuola calcio che sto iniziando dall'anno scorso, insomma qualche cosa si sta vedendo, al di là delle problematiche che si mettono dentro, perché insomma non ti fanno lavorare. Questo è il grande problema, è soprattutto questo, perché poi altri imprenditori avevano tentato di far qualcosa ad Alghero, giusto? Sì, ma vedi, sai qual è il problema? Il problema è che c'è la potenzialità, c'è ovunque, ma manca una classe dirigenziale, perché tu non ti puoi improvvisare, qui si improvvisano, capisci? Ah, cosa facciamo? Facciamo quella cosa lì, ma se non sei in grado di farla, fai fatica, poi alla fine tutto si sgretola, se tutto va a finire a rotto, insomma, ecco. Ed è un vero peccato. Sì, vai pure. È quello che è successo qui ad Alghero. Ad Alghero era una delle città dove per eccellenza è bene o male è arrivata anche alla C, con imprenditori quelli giusti, però poi cosa succede? Succede che se non è gestita bene, se non fai dei programmi, dai la possibilità a molti ragazzi di salire di categorie, ecco, è questo che manca, perché come dicevo prima la potenzialità c'è ovunque, dal nord al sud. E qui ad Alghero ci sono stati dei bravi ragazzi, ci sono ottimi ragazzi, bravi, però poi alla fine arrivano a un certo livello e si fermano in promozione, in eccellenza, e non gli dai la possibilità di migliorare. C'è bisogno di qualcuno che faccia da ambasciatore in questo senso, tu sei uno di quei più conosciuti. Ma no, io sono qui da Alghero da qualche anno, io sono algherese, sono orgoglioso di essere algherese. Però sembra che questa invidia, questa gelosia che in tanti, perché io non ne faccio di tutto un erba un fascio, però sembra che a venire da Cucuredo a parlare di calcio, capisci, sembrano sminuire, si sentono sminuiti o forse sono più bravi, non lo so, questa è la mia valutazione, ma non lo so, cosa vuoi che ti dica? Recentemente c'è stata anche la crociata per il Mariotti, ho visto delle immagini con l'erba alta in quello che era uno stadio che comunque ha accolto. Da dove sono io, che adesso quando con la tavola è imbandita tutti ne vogliono, capisci? E allora creano dei problemi. E il Mariotti, sì, certo. Purtroppo la squadra non esiste, esiste una terza categoria, ma a pro di che cosa, capisci? Poi lo stesso amministrazione che dovrebbe dare un campo, dovrebbe essere loro a portare avanti quel discorso lì delle strutture, ma qui se io non avessi preso questa struttura qui era ancora peggio del Mario, perché quando l'ho presa era una discarica qua. È proprio così. Senti, da Alghero a Sassari, la Torres con il suo presidente spera in un ripescaggio in Serie C, sarebbe una bella boccata d'ossigeno per il calcio del nord di Sardegna. Ma mi farebbe piacere, perché io con la Torres ho un legame particolare, perché oltre da giocatore poi sono stato allenatore, quindi siamo a due passi. Io me lo auguro che almeno una squadra al di là del Cagliari, che meno male che ci tiene in alto l'onore sardo, però la Torres meriterebbe, i sassaresi meriterebbero qualche categoria superiore, insomma,
che la città lo richiede. Magari bisogna, comunque... bisogna lavorarci bene, penso che il presidente. Stia lavorando bene, me lo auguro, insomma, ecco. Senti, tornando indietro nel tempo, Antonello, come ho detto prima, tu sei il primo giocatore sardo che ha segnato al Santeria. Ma forse qualcuno se l'ho dimenticato. C'è stato comunque un momento in cui desideravi magari essere dalla parte rossoblù? No, anche perché rossoblù, io sono nato juventino, sono cresciuto con quei giocatori lì, e giocando con le loro figurine, poi mi sono trovato a giocare con loro il mio primo anno. E il discorso del Cagliari, cosa vuoi? Forse in quegli anni lì, Sardi, non so cosa dire, non voglio entrare in qualche polemica. No, ma io, guarda, hai apprezzato la tua sincerità invece di fare ipocrisia, quindi... Assolutamente, io anche quando... ero juventino perché il Cagliari ancora non era a quei livelli lì, capisci? Eravamo bambini, si giocava per strada. E poi non è che sono andato a giocare con Pinco Pallino, sono andato a giocare con la Juve. Prima tramite la Torres, perché come ho detto prima, è chiaro che il ringraziamento va sempre alla Torres perché mi ha cresciuto. Ho fatto un anno, poi sono passato al Brescia, in Brescia ho fatto un anno, ho vinto il campionato e poi sono passato alla Juve. Cioè la mia ascesa è stata almeno veramente fulminea da una seconda categoria come il Pertiglia. In due anni sono arrivato alla Serie A. Probabilmente sei arrivato in un periodo successivo, perché la Torres e il Cagliari fino agli anni 60 dialogavano. Il fatto stesso che Vanni Stanna, Umberto Serradimigni e lo stesso Nicolai siano giocatori che siano arrivati poi a Cagliari, significa che un dialogo c'era. Sì, ma un dialogo c'era, però poi sono gli allenatori. Io mi ricordo quell'anno che giocavo con la Torres, fecero una partita, una rappresentativa sarda di giovani, no? Sì. E la quale andai anch'io, c'era Scopigno, forse i sardi non li vedevano bene, non lo so. Fatto sta che andavo poi a giocare con quella squadra lì, che poi quell'anno lì vinsero lo scudetto. Sì. Ragazzi di 18-17 anni, come avevo io e avevano anche gli altri, giocare con una formazione del genere, fare una partita, capisci? Non lo so, io adesso non mi ricordo bene come sono andato, oppure, però l'impegno c'era sempre. Ma se volevi vedere il ragazzo, venivi come hanno fatto molti altri, come ha fatto il Brescia, che mi seguiva, no? Certo, è chiaro. Che ci sono dei talent scout che vanno in giro a vedere, forse è anche lì che dovrebbero, ormai in quel sono esatto, ora ci sono. Senti, chi vince il campionato secondo te adesso alla ripresa? Beh, chi vince? Io sono sempre per la Juve, però stiamo attenti alla Lazio, che mi sembra quella squadra che si sia fermata pochissimo, hanno voglia, non è successo niente, insomma bisogna stare attenti a questa Lazio. L'Inter, mancano 12 partite, si può inserire ancora meglio per dare un po' di importanza a questo finale di campionato, perché insomma bisogna finirla. Però vediamo, dipende dalla condizione che hanno questi ragazzi, perché non è facile. Non è facile, soprattutto perché si gioca praticamente ogni 3 giorni. Ma guarda, il fatto di giocare ogni 3 giorni è avvantaggiata più la Juve, perché come organico è superiore degli altri. Però non dimentichiamo che qui sono dei professionisti. Anch'io quando giocavo, non è che giocavi la domenica, poi con le coppe giocavi il mercoledì e la domenica. Mercoledì e la domenica, non è che giocavi il lunedì o il sabato o il venerdì, capito? Certo. Ma non è che stai andando a lavorare in miniera, porca miseria, in due o tre giorni c'è da recuperare, possono recuperare benissimo, questi sono a volte degli alibi che si possono creare. Antonello, è stato un piacere sentirti, in bocca al lupo per la tua scuola calcio ad Alghero, speriamo che il calcio possa riprendere e fiorire ad Alghero, dove ci sono stati diversi giovani interessanti. Io sto cercando adesso di fare un programma per portare almeno una categoria superiore, perché c'ho dei ragazzi juniores che da lì puoi fare la categoria, vedere se qualche società magari
per non partire dall'ultima categoria, che è la terza, che mi sembra una cosa assurda, no? Qualora ci fosse una categoria importante, una promozione o una prima categoria, allora se ne può parlare, e quindi mi piacerebbe portare ad Alghero una squadra e poi piano piano cercare di salire, perché bisogna andare per gradi. Per gradi, certo. Grazie Antonello, in bocca al lupo. Ciao, buona ciao. Giornata. Ciao, ciao. Grazie, buon lavoro a voi. Ciao. Grazie, ciao. Il calcio riparte e a Squarciagol parliamo anche di come riparte, perché nell'ambito della ripartenza c'è un protocollo, ci sono degli spazi che sono stati definiti, ci sono numeri di posti che sono stati ristretti. Tra questi numeri di posti ristretti ci sono quelli per i giornalisti. Ne parliamo con Mario Frongia, il presidente dell'USI Sardegna, per capire un po' questa situazione. Effettivamente 10 giornalisti sono veramente pochi per poter rappresentare un po', diciamo, la libertà di pensiero. Buongiorno Mario. Buongiorno Vittorio, un saluto anche ai tuoi radioascoltatori, grazie per l'opportunità data non a sottoscritto quanto a una categoria che, come hai accennato, si trova a dover fronteggiare misure, condizioni, modalità davvero impreviste. Però questo non ci spaventa, perché chi fa questo mestiere sa che bisogna essere flessibili dopo una pandemia che ha fatto tanti morti, tante persone, tante famiglie in crisi non solo, come dire, sanitaria e clinica, ma anche economica. È evidente che tutto deve essere visto con la giusta proporzione. Dicevi dei 10 giornalisti, ieri si è tenuta a Roma, ospiti della Federcalcio, dal presidente Gravina, alla riunione con i vertici nazionali di Federcalcio, appunto, USI nazionale e ordine dei giornalisti. C'è un aggiornamento, perché non si sono spostati dalle 300 persone che accedono in un impianto sportivo, chiaramente parliamo di stadi di Serie A. Dentro questo massimale, il protocollo stilato dalla CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, attribuiva 10 posti, come tu hai accennato, che diventano 20 considerando i cineoperatori. Ce ne sarebbero poi altri 20 a disposizione delle testate che sono titolari dei diritti TV, quindi a noi non ci riguarderebbe. La prima obiezione è chiara: come si può pensare di, come dire, comparare, a parte il bacino d'utenza, a parte le dimensioni dello stadio, ma soprattutto le necessità del lettore medio, attribuendo 10 giornalisti alla tribuna stampa della Sardegna Arena, che ha 16.000 posti, gli stessi 10 giornalisti allo stadio olimpico, che ne ha 80.000 e che in proporzione ha quasi 2.500 posti per i giornalisti. Ecco, questo nodo probabilmente viene sciolto lunedì 8, altrimenti non c'è scampo, si rientra dentro questi 300. Se il comitato tecnico scientifico non approva, come dire, questa che è freschissima, questa opzione che è stata sollevata ieri, anche perché gli spazi sono modulabili, se lo stadio è vuoto, sparpagliare anche alla Sardegna Arena, per stare in casa nostra, sparpagliare i giornalisti diventa abbastanza semplice, quindi mantenere il distanziamento, avere le mascherine, e sicuramente diventa più complicata la zona mista, perché lì un po' di calca si creava. Le società su questo fronte avrebbero dovuto organizzare, e sì, sono pronti a farlo se ti danno il via libera, un passaggio dei giocatori della squadra ospite, di quella di casa, in tribuna stampa, così come si fa con gli allenatori. Detto questo, Vittorio, siamo nelle mani di un'emergenza che si spera venga risolta lunedì 8. Senti, a proposito proprio di giornalisti e di misure di sicurezza, qualcuno sta facendo notare che comunque sia stabilimenti balneari, teatri che vanno ad aprirsi, musei, tutto sommato anche nello stadio si potrebbe trovare una proporzione tra un po' quello che dicevi tu, tra il numero totale di spettatori abituali e quelle che devono essere le cosiddette distanze sociali, cioè magari non aprire totalmente lo stadio, ma farlo in proporzione, riducendo drasticamente il numero di posti, cioè nel senso che il pubblico è stato del tutto escluso in questa prima fase, ma teoricamente il pubblico è anche quello che alimenta il calcio.
teoricamente, praticamente. Sì, tu lo dici in maniera molto elegante, dico che chi mette il gettone nel jukebox è sempre il pubblico tifoso, che si tratti di giornali, che si tratti di televisioni, che si tratti di squadre. La visibilità, gli inserzionisti, gli sponsor, il merchandise sono direttamente proporzionali al lavoro che viene fatto dai tifosi. E a questo proposito sono d'accordissimo con quello che dici, credo che qualche presidente l'abbia anche ventilata l'idea e si sia ricollegato alle opzioni che si stanno dando ad altri settori della vita pubblica, sociale, collettiva, mantenendo la sicurezza con i numeri dei contagi che diminuiscono, spariscono del tutto, i tamponi che salgono, le dimensioni di un test, di una verifica che sono sempre più rapide, è chiaro che immaginare che qualche settore dello stadio, mantenendo il distanziamento, si possa riaprire, non è cosa così, come dire, folle, non è folle, anche perché dietro, ha detto l'ex presidente del Cagliari, l'attuale patrone del Brescia, Massimo Cervino, è chiaro che adesso abbiamo una situazione in cui diverse società hanno l'acqua alla gola, perché pare siano state già spese come incamerate le risorse che sarebbero dovute arrivare dalle televisioni. Queste società adesso affrontano un doppio problema: non hanno liquidità, non hanno, quindi dovendo allungare di 2 mesi, quindi potrebbero essere dei problemi, perché l'UEFA non ratificherà l'allungamento dal 30 giugno, scadono a giugno i contratti e però non hai giocato e valgono per altri 2 mesi, potrebbero esserci dei problemi. Leggevo proprio stamattina su Italia Finanza che ne ha parlato, ma c'è anche il problema dei tifosi, e lo metto in questi termini: gli abbonati, i 10.000 e passa abbonati del Cagliari, si ritrovano a dover avere un voucher per il prossimo anno, chissà se lo vorranno, chissà se invece magari vogliono vedersi Cagliari Juventus che si giocherà in agosto, probabilmente l'ultima domenica, l'ultimo weekend di luglio. E altre volte noi a Cagliari abbiamo avuto la certezza che siano state messe in piedi delle class action, cioè che gli abbonati possano andare a chiedere un risarcimento che possa essere quota a parte di poche centinaia di euro o di più o di meno, questo non importa, per le società diventa un problema. Torniamo ai giornalisti, gli inviati, coloro che si muovono da una regione all'altra, è un altro bel nodo, perché per poter arrivare in Sardegna o poter partire verso altre regioni ci sono una serie di protocolli, cioè come comportarsi in questo caso, cioè che rischio corrono gli inviati che partono dalla Sardegna, ritornano in Sardegna o che arrivano in Sardegna? Allora, pare sia saltata, ma metto il condizionale perché le cose sono appunto sul tavolo e quindi possono cambiare da un momento all'altro, anche questa chiacchierata potrebbe essere al momento in cui la si ascolta suscettibile di aver subito degli emendamenti, ecco. Esatto. Vittorio, è saltato il tema della quarantena, cioè sia chi viene sia chi parte di noi non dovrebbe, in caso facciamo tutti gli scongiuri, tocchiamo tutto quello che possiamo toccare, non dovrebbe essere soggetto a quarantena obbligatoria. Quindi una volta superato questa specie di mini triage negli aeroporti, nave credo che non si muova mai più nessuno per andare a vedere partite, e una volta che si parte senza sintomi, credo rimanga valida la compilazione di un modulo che serve per essere più che altro tracciati, e poi si dovrebbe andare tranquilli. Questo è il quadro che ho sotto controllo, ripeto, potrebbe essere suscettibile di modifiche. Serve i controlli all'ingresso dello stadio, mi pare di ricordare, perché all'ingresso dello stadio. Sì, assolutamente sì. A me è capitato in questi giorni, le ultime 2 settimane, di dover andare al CONI, c'era un lavoro che ci riguardava, e lì la guardia giurata, il termoscanner, quantomeno non certificherà che puoi essere asintomatico e infettare tutti, però comunque già ti dice che hai condizioni di non avere febbre, non avere infezioni in circolo. Questo è quello che si prospetta, però l'esclusione della quarantena dei giornalisti che vengono qui piuttosto che di quelli dei nostri che andranno a seguire il Cagliari fuori, ed è una cosa che sembra fra 20 anni, invece stiamo parlando di sabato 20, giusto? Esatto. Col recupero a Verona, e quindi insomma non è lontanissimo. Non è lontanissimo, e si incrociano le regioni che in qualche modo sono regioni totalmente differenti. Esatto.
Perché... esattamente, perché se scali, se fai scalo a Linate, è chiaro che poi tutti noi abbiamo fatto per andare a Verona, abbiamo sempre fatto Linate, qualche volta c'era un volo anche comodo, c'è stato Ryanair, l'abbiamo preso, mi pare di ricordare, vero? Sì, esatto. Però adesso mi pare che non ci siano le low cost, quindi viaggerai in regime di continuità con Alitalia, quindi vai a Milano, e hai ragione tu, perché se vai a Linate, parliamo a oggi di una regione che ha comunque il tasso più alto di contagio. Dovendo poi muoverti anche se non lo fai con mezzo privato, con i treni, cioè diventa effettivamente un problema. Sì, sì, un bel problema. Per capire quali rischi si corre, perché tu dicevi i mezzi privati, anche le macchine adesso te le devono dare certificate, perché chi c'è stato prima, chi c'è stato dopo, ma questo un po' riguarderà la vita quotidiana. Poi i mezzi pubblici non ne parliamo, se tu prendi un mezzo da Linate per andare alla stazione e chiaramente quel mezzo sta girando dalle 5 al mattino, io non credo che li sanifichino ogni 10 minuti. Ogni corsa, certo. No, tu non lo sai che c'era seduto un attimo prima dove ti fermi tu. Un bel nodo, grazie Mario dell'aggiornamento, grazie. A presto. Un abbraccio e buon lavoro. Anche a te Mario, grazie. Ciao. Con noi a Squarciagol abbiamo Alberto Borsetti, il presidente di MSP Italia. Quando parli di tornei di ogni tipo, soprattutto a livello amatoriale, non puoi non collegare ad Alberto, che peraltro ha un grande passato anche da arbitro e quindi ci può parlare a tutto tondo un po' di tutti gli aspetti. Buonasera Alberto, ben trovato. Buonasera a voi, grazie per l'intervista. Senti Alberto, si parla tanto di calcio giocato di Serie A, si parla tanto di industria, però poi il calcio è quello che si sviluppa nei campi dove la gente può cimentarsi, emulare i grandi campioni, distrarsi il sabato, festeggiare, stare insieme con gli amici. Insomma, il calcio amatoriale è quello che forse in questo momento è quello che sta trepidando di più, nella speranza di vedere riaccesi i tornei e nella speranza di poter riprendere la vita sociale. Ma sicuramente tutti vogliono giocare, però dobbiamo essere sinceri che un po' di paura ce l'hanno, perché noi facciamo tornei amatoriali, hanno anche una certa età e dunque dicono preferiamo rimanere quest'anno, ci blocchiamo un attimino sopra, dobbiamo soffrire un po' e questo ci dispiace. Però poi siamo pronti per il prossimo campionato, diciamo di 2021, così siamo tranquilli tutti e andiamo avanti, questo è il problema. Ecco. Voi avete interrotto chiaramente il torneo quando c'è stato il lockdown e avete bloccato la stagione, non essendo una stagione, anche se poi c'è grande partecipazione, c'è grande agonismo, però alla fine insomma il buon senso è quello che è venuto via, che è emerso per prima. Sì, noi abbiamo bloccato al momento in cui hanno detto bisogna bloccare il tutto, abbiamo bloccato tutte le discipline sportive, non solo il calcio, perché noi ricordate abbiamo anche la ginnastica, abbiamo la danza, gli arti marziali, il basket, il volley, bici tennis, bici volley e poi un grande movimento nelle palestre. E noi abbiamo bloccato veramente tutto, siamo fermati tre mesi tutto sommato, perché poi non si può fare niente, e ancora oggi lo sport del calcio non si può fare neanche a scuola a calcio col pallone, non si può, a scuola a calcio solo esclusivamente allenamento fisico, basta, c'è problema. Mentre gli sport individuali già stanno ripartendo gradualmente. Per me individuali abbiamo solamente, possono essere ripartiti il bici tennis 2-2, il volley, oggi hanno dato il bici volley, oggi hanno dato il consenso, oggi, il tennis, e dunque questi sono, poi la ginnastica nei 2 metri, rispettare le distanze 2 metri da ogni altro atleta, e sono ripartendo così, però con grande entusiasmo, tranquilli, piano piano, dai, una cosa molto simpatica. Secondo te questo lockdown inciderà nella coscienza, nei comportamenti degli sportivi? Ma sì, ci sarà sicuramente, anche perché i campionati è vero che riprenderanno se si fanno rigiocare a settembre e ottobre, però è vero anche c'è tutto questo problema della sanificazione, problema degli spogliatoi, problema dei bagni,
e per cui se prima facevamo per esempio tre gare, una dalle 14.30 fino alle 17.30, tre gare non si possono più fare, sarà una alle 14.30, un'ora per sanificare tutto lo spogliatoio per lasciare libero il suddetto che entra l'altra partita per essere tutto bene sanificata, e questo è un problema grosso. Dunque il prossimo anno credo che sicuramente giocheremo anche intrasettimanale. Un altro grande problema potrebbe essere legato alle aziende. Il calcio amatoriale è finanziato soprattutto da aziende che chiaramente devono avere una loro economia, e questa pandemia ha messo in difficoltà parecchi di coloro che sono i potenziali sponsor delle diverse attività. Ma c'è già questo problema, c'è già, abbiamo già riscontrato gente che doveva dare piccoli sponsor, parliamo di piccoli sponsor, però purtroppo non li darà più, perché effettivamente non può darli, non può darli, ha altri problemi molto più importanti. Purtroppo sicuramente dovremo soffrire questo. Questo è sicuramente un motivo di sofferenza. Quindi, tu sei stato arbitro, si è parlato poco degli arbitri in tutta questa situazione, anche perché si parla quasi esclusivamente di arbitri di Serie A, che quindi sono professionisti, hanno un determinato giro. Ma quanto incide negli arbitri che circolano per garantire lo sport di base, insomma, quel che è successo? Quanto può incidere negativamente, suppongo, per quanto riguarda appunto il sacrificio che devono fare, i rischi che devono correre e via dicendo? Ma io posso dire quello che facevo io e lo fanno ancora, no? Ok, perché essendo stato arbitro alla Cancì per 9 anni, una cosa dell'arbitro nazionale, i raduni, test atletici, tante di quelle cose, sacrifici, allenamento per conto nostro, perché sono sommato 3-4 volte all'anno si fanno i test di Cooper e dobbiamo essere allenati, e questo comporta un attimino non vedersi più. E dunque allenarsi per conto nostro è dura, non è facile, però diciamo che l'arbitro lo fa questo sacrificio ben volentieri, perché le piace arbitrare, ci va ben volentieri. Senti, un messaggio che vuoi mandare a tutti gli sportivi iscritti alla tua organizzazione, l'MSP, che è quella che nutre tantissimi iscritti? Ma il messaggio che posso dare è di rimanere tutti uniti, andremo avanti sicuramente più forti di prima. Un augurio a tutti di stare tranquilli. Grazie Alberto, buon lavoro, un abbraccio. Grazie a voi, grazie. Ciao. Squarcia gol, abbiamo Mauro Giolico, allenatore della Zacchena, ma soprattutto allenatore che negli ultimi anni ha vissuto a cavallo tra la Serie D e la Lega Pro numerose esperienze, quindi conosce a fondo quello che è il calcio di secondo piano immediatamente dopo il Cagliari, che si propone di essere un'alternativa al Cagliari stesso o un'integrazione al Cagliari stesso. Buongiorno Mauro, ben trovato. Buongiorno a tutti. Salve. Come lo vedi questo calcio? Dobbiamo riniziare, adesso speriamo che la Serie A riprenda al più presto, cioè con la Coppa Italia, e poi i campionati minori ritorneranno a settembre sicuramente. Ancora c'è da decidere per quanto riguarda la Serie C, l'8 dovranno prendere una decisione, vedremo un attimino di riniziare, perché il calcio ci manca tantissimo. Stato di salute dopo questa pandemia? Ma stato di salute buono sicuramente, anche se in Sardegna ci sono stati, rispetto ai contagi che sono venuti in Italia, abbiamo avuto pochi casi, però è giusto ripartire, perché l'economia sarda si basa anche sul turismo, per cui secondo me dobbiamo riaprire più presto e ritornare di nuovo alla normalità tra virgolette, però dobbiamo ritornare di nuovo a vivere, e il calcio è una situazione che ci porta ugualmente a vivere sicuramente meglio la ripresa, che dovrà venire il più presto possibile. Rischiamo di pagare sotto forma di organizzazioni di società quello che è successo, questo blocco, questa interruzione, questa crisi economica che potrebbe arrivarne?
Ma io ritengo che ci saranno tantissime società penalizzate, non soltanto in Sardegna, anche in Sardegna, ma la mia preoccupazione è che il calcio, soprattutto non quello di Serie A, ma dalla C in poi, sarà dura a riprendere così come si era lasciato. Spero di no, spero che appunto i dirigenti si mettano a disposizione perché il calcio minore non muoia, però è difficile soprattutto se poi l'economia non si rimette in moto ai livelli antecedenti appunto al coronavirus. Si potrebbe fare pensare positivamente a una selezione qualitativa. Si è parlato molto spesso di società che molte volte tra Lega Pro e Serie D fanno il passo più lungo della gamba, mettendo in difficoltà poi i calciatori, mettendo in difficoltà chi lavora intorno al calcio. Ecco, in questo momento di crisi potrebbe fare in modo che vengano fuori solamente le società più forti? Ma sicuramente ci sarà una selezione naturale, di questo per forza di cose chi ce la fa bene, chi non ce la fa sarà costretto suo malgrado a mollare. Io devo fare appunto dei ringraziamenti ai nostri dirigenti che comunque ci sono sempre stati vicini, hanno nonostante la distanza, però nonostante questa distanza ci sono stati vicini, una delle poche società che appunto staff e giocatori li ha pagati, per cui tanto di cappello a questa società che si è comportata in modo ineccepibile. È chiaro che tante altre società soffriranno, io spero il meno possibile, però è una naturale conseguenza di questo disastro economico che si sta verificando purtroppo. La Zacchena potrebbe essere una di quelle squadre che potrebbero anche tornare in un'eventuale Lega Pro se per caso ci fossero tante squadre a far defezione, a non presentarsi. Ma questo non lo so, so che comunque loro sono abbastanza solidi, avendo la Spezia, la Pallanuoto come la Prorecco, eccetera eccetera, sono molto solidi e da quello che ci siamo detti lo scorso anno, loro mirano a fare un campionato di transizione quest'anno per poi cercare di puntare il prossimo anno a vincere il campionato. È chiaro che se ci saranno tante defezioni, secondo me i dirigenti tenteranno anche questa strada, questo non c'è dubbio, perché le loro ambizioni sono sicuramente più elevate di quella della categoria della Serie B, però tutto in divenire, anche perché i vertici nazionali dovranno prendere delle decisioni, così come appunto dicevo prima, sia dalla Serie C, che cosa fare, riniziare, fare i playoff, eccetera eccetera, e poi a cascata tutti i campionati di Serie D, eccellenza, regionali, eccetera eccetera. Non posso non chiederti di due realtà diverse, una è quella di Alghero, dove il calcio è scomparso, e l'altra è quella di Sassari, dove invece tutto sommato potrebbero crearsi le condizioni, anche visto lo stadio a disposizione, perché possa esserci un salto di qualità. Sono pronte le due città, o cosa hanno le due città che possono in qualche modo rilanciare il calcio? Ma Alghero sicuramente fa dispiacere vedere una società che è caduta così in basso, è stata mollata da tutti, ci sono pochissime persone che si interessano al calcio, e dispiace perché Alghero non annoverava soltanto l'Alghero, ma c'era il Fertilia, ricordo il Fertilia, il Santa Maria La Palma, cioè c'erano tre società che giocavano tra campionati di Serie C, Serie D, eccellenza a buoni livelli e promozione come La Palma negli ultimi anni. Purtroppo ad Alghero c'è stato il pallone si è sgonfiato totalmente. Io mi auspico che ci sia qualcuno. C'è Cucuretto, che abbiamo sentito prima, che vorrebbe tentare di far qualcosa. Dice, se trovassi una società magari di prima categoria, promozione, da poter acquisire per tentare poi di rilanciare il calcio d'Alghero. Ma ben vengano tutte le iniziative, perché veramente fa dispiacere vedere una città di 42-43 mila abitanti che ha avuto un passato glorioso
nel calcio aver abbandonato tutte quante le società, per cui tutte le iniziative sono buone. Per quanto riguarda Sassari ha sicuramente delle prospettive sicuramente diverse, anche perché annovera due squadre come la Torre del Latte Dolce in Serie B, e loro potrebbero sicuramente o fare una fusione o tentare un eventuale ripescaggio in Lega Pro. Sicuramente la Torre ha dalla sua il blasone per i tantissimi anni che ha disputato in Serie C e ha le potenzialità. Ora, non conosco perfettamente come sono messe le due società, però ci sono sicuramente i presupposti per fare qualcosa di buono a Sassari, cosa che ad Alger invece attualmente non vedo. Ti chiedo un'ultima cosa relativamente ai giocatori giovani da mandare, che molte volte non riescono immediatamente ad emergere nelle categorie principali. Ci sono quelli che con caparbietà insistono nel mondo del professionismo e si impegnano per tentare di avere altre chance, ci sono quelli che si adagiano e si adattano a giocare, non crescendo più in molti casi, in campionati di promozione d'eccellenza. Qual è la tua visione delle cose? Hai detto bene, chi si adagia poi trova grosse difficoltà ad emergere. Io consiglio tutti quei giocatori che comunque hanno toccato il professionismo di continuare, perché quando poi il tempo passa poi non ritorna più, per cui prendere al volo quello che di buono il calcio gli dà e tirare fuori il meglio di loro stessi in modo da poter fare il più possibile tra i professionisti. È chiaro che chi prova e poi ritorna di nuovo, soprattutto in Sardegna, nelle squadre dilettantistiche, poi ha delle difficoltà a proporsi di nuovo a certi livelli. Per cui il consiglio è proprio quello: continuare imperterriti, perché ci sono a volte delle doti nascoste che escono un attimino più tardi. Il loro compito è quello appunto di insistere in modo da poter arrivare più alto possibile. Contento di Daniele? Ma diciamo di sì, ha avuto qualche infortunio che l'ha limitato un po', però il suo lo sta facendo, spero che continui a farlo bene. Bene Mauro, ti ringrazio del tuo intervento, sempre chiaro, sempre lucido nelle analisi, fa piacere parlare con te, in bocca al lupo per la stagione che verrà, non so se sarà vicinissima, sarà un po' più lontana, però comunque sia, in bocca al lupo e buon lavoro, grazie. Grazie Vittorio, a presto, un abbraccio. Un abbraccio anche a te, ciao ciao. È tutto per oggi, l'appuntamento con Squarciagol è rinnovato per domenica prossima, vi ricordo sempre alle ore 15 di domenica con Galleria Progetti a produrre e Radio Super Sound in partnership a trasmettere. Grazie a tutti.